Oh, ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come potete vedere, siamo nel garage e non c'è la moto, perché è lì, pronta per uscire. Oggi, domenica 8 marzo, festa delle donne e compleanno della mia bimba. È un anno insieme a lei, quindi quale occasione migliore per festeggiare? Andiamo ad accendere la bimba. Non voleva partire, mi voleva fare il regalo lei per la festa della donna. No, bimba, non si fa! Non si muore! No, no! Non si tratta male! E Mettina ha dei sentimenti! No! Ah, sentila come canta! Macchina gialla! Ma no, macchina gialla! Ah! No, ma c'è la processione! Sì, vediamo cosa ne sa, cosa ne pensano. Attenzione. Allora, dicevo, oggi andiamo a fare finalmente un'uscitina, se si può chiamare uscita, dopo un sacco di tempo in moto, finalmente. E non sarà un vero e proprio giro all'esplorazione, però andremo a fare un giretto con la moto. Era da tanto che appunto, oh cazzo, lo so, era da tanto che non andavo in giro con la moto, quindi giornata bella, occasione giusta, e ci andiamo a fare un bel giretto con Mettina. Ah, allora, in questo video, visto che mi trovo a non fare nulla in particolare, vorrei rispondere a una domanda che mi è stata fatta sotto un video. Dopo aver cambiato filtro aria e scarichi, bisogna dover ricarburare la moto? Allora, tenendo conto che questa moto non ha un vero e proprio carburatore, perché non è una moto a carburatori ma a iniezione, non è corretto appunto dire che deve essere ricarburata, però andrebbe più o meno rimappata, andrebbe data una controllatina, perché soprattutto uscendo, come nel mio caso, senza DB Killer, andiamo a perdere un pochino di prestazione in basso. Si sente il minimo che regge di meno, e appunto nelle accelerate a bassi giri notiamo una specie di vuoto, delle mancanze ai bassi. Quindi la risposta è sì, andrebbe ricarburata, però la differenza, diciamo che la sente chi, ad esempio, non è poi così tanto vuota. Quindi niente, la moto andrebbe ricarburata, però va bene anche così. Magari forse non le fa proprio bene camminare con questo setup, ma stiamo parlando di a lungo andare, non a corto. Comunque direi che adesso ci vediamo direttamente al Parco Virgiliano. Ah, scomodo camminare qua sopra con i tacchi. È scomodo camminare qua sopra con i tacchi. Eh sì, perché tutto dissestato, da sbassi tumori. Tumori? Tumore! Madonna santa! Lo sai che non so parlare! A proposito, ma che ore? È 11.50! È 11.50, è uscito il video! Ok, la sua storia. Voi lo starete vedendo non so quando, probabilmente molto dopo. Però è uscito un video sul suo canale, quindi se lo volete andare a vedere vi lascio il link in descrizione. No, che spettacolo, il farò lenticolare così, ma di chi è? È sua! Cosa? No, aspetta, devo tornare da lui se è sua! No. Sì, Ele!
È tua! Ciao, Ciro. Quella moto la sto vedendo da un sacco di tempo. È uno spettacolo. Infatti quando sono passato... No, non ti preoccupare. No, non ti preoccupare. Pure me lo spizzo perché... Mi credi? È uno spettacolo. Spettacolo proprio. Il problema è che qua non so dove portarla, per questo è... Parcheggia qua. Va bene. Vai, scendi. No, vabbè, incredibile. Ho la possibilità di testare la moto di Iblis. Guardala. Un po' sporchina. Però, cioè, vediamo un po'. Ah, pure il contagiri è un po' più bassa, sembra. Cavalletto migliore. Vediamo un po'. Spiede la benzina. Ma il cambio, minchia, è tostissimo. Manichetta non ci troviamo tanto bene, però. Ah, c'è anche il... Minchia, lo sterzo è diversissimo. Aiuto, è un'altra moto. È rigidissimo lo sterzo, non riesco a capire il motivo. Cioè questa la devi buttare in piega per girarla praticamente. Però mamma mia, è spettacolare. Anche gli specchi non sono male. Vabbè, gli specchi dovrebbero essere rizoma. Anche lo scarico non è male, attenzione. Vabbè, il cambio poi una volta che gli dai i pestoni non è male. No, vabbè. Voglio questo contagiri. È bellissimo. E lo sterzo è rigido, però non è male. Cioè, se dovessi dire che mi sto trovando particolarmente male, no. È un po' da capire. Bisogna buttare un pochino giù la moto, però tutto sommato non è male. No, vabbè, assurdo pensare che io questa moto la sto tenendo d'occhio da veramente un sacco di tempo. Ho sempre visto questa moto sui forum e mamma mia, il ragazzo che ci ha messo le mani sopra è un genio. Le leve, mamma mia, le leve, la qualità di queste leve. E lo scarico singolo, devo dire, non ci ho fatto caso se ha i DB killer o meno. Fatto sta che è un po' meno rumoroso del mio, però non è male. Impianto frenante, vabbè, lasciamo proprio stare. Il mio non è male, però è quello di serie. Questo è un qualcosa di assurdo. Come frena! È micidiale! No, vabbè! No, vabbè! No, sono veramente senza parole! È qualcosa di assurdo sta moto! Spettacolare, veramente spettacolare. Sentila, io spero che la GoPro stia ancora registrando.
Mamma mia! Non ho parole, veramente, uno spettacolo! Saltella, eh? Ma... in realtà, guarda, sono rimasto stupito innanzitutto dallo sterzo. Perché, non so, c'ha un ammortizzatore di sterzo, un qualcosa, è rigidissimo. No, è... l'SRT, però è posizionato diverso. Non riesco a capire qual è la differenza. Ho visto il manubrio diverso, però non riesco a capire come mai è così rigido rispetto al mio, cioè se sali sul mio è una bicicletta. Ma comunque è spettacolare, mi sono trovato benissimo. L'avevo solamente alla mano. Ah, anche, esatto, la cosa che ho detto prima. Ma anche la sella è cambiata, quella pilota, quella passeggera è uguale. Complimenti. Anche il monosella, ma non l'ho mai montato. Sarà la cosa. Ma lo usi? Lo venderesti? Mamma mia, adesso sono ritornato sulla mia bimba ed è totalmente un'altra cosa. E mamma mia, veramente è stato spettacolare, non me l'aspettavo. Finalmente ho avuto la possibilità di provare quell'MT-03, stesso anno, stesso modello della mia. Però il tipo che ce l'aveva prima ci ha speso una quantità di soldi assurda vicino. Quella moto è stata venduta per 5.000 euro, però solo di accessori ce n'erano 8.000, al di fuori del valore della moto. Carbonio ovunque, modifiche ovunque, dischi dei freni a margherita, pinze Brembo con impianto frenante con i tubi in treccia, serbatoio, un sacco di dettagli. Mamma mia, bellissima, veramente non ho parole. E... è stata veramente una fortuna riuscire ad acchiappare sto ragazzo, gentilissimo, e mi ha chiesto addirittura di provarla. Io non so se avrei fatto la stessa cosa, probabilmente. Però bello, veramente bella.